L'ultimo match del 2021 non sorride ai biancazzurri. Il Tolentino fa sua l'intera posta in un match soporifero grazie alla rete nel primo tempo di Nonni. Si chiude dunque un anno che vede il Pineto centrare il punto più alto della sua storia sportiva con la vittoria nella finale playoff del Notaresco, ma lo saluta con il KO di misura contro i Cremisi. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo un'iniziale fase di studio, i biancazzurri si affacciano al quarto d'ora a varco per Pezzotti, Barlafante a rimorchio. Impatta malissimo il pallone. 10 minuti dopo, la truppa di casa passa in vantaggio con Pezzotti, ben servito da Domizzi, tutto annullato per posizione di fuorigioco. Tra le proteste del numero 11 biancazzurro, al 31esimo si rompono gli equilibri su corner di Cicconetti. Nonni sale in cielo e batte Mercorelli. Nel finale ci prova Barlafante a giro dopo un'azione insistita. Pallone fuori di un soffio. Nella ripresa il match non decolla, i due mister ci provano con una serie di cambi a cambiare le sorti della contesa. Ci prova sempre Della Quercia al 70esimo con un tiro a botta sicura, si salva la difesa Cremisi. Le occasioni arrivano da palla inattiva su Connelly, il Pineto prima con Cercellutti e poi con Cardella sfiora il pareggio. I biancazzurri vogliono la parità, apertura panoramica di Minincleri, Pezzotti cross che viene deviato in corner con un pizzico di paura per Bucosse. E l'ultima emozione di un match soporifero, il Tolentino fa sua l'intera posta e si aggiudica 3 punti pesanti, KO nell'ultimo appuntamento del 2021 per il Pineto. Una squadra organizzata, una squadra che giocava molto sulle seconde palle, una squadra che ti aggrediva e non ti voleva far respirare. E l'atteggiamento che non dovevamo avere è proprio quello che abbiamo avuto i primi 20 minuti, subito dopo il gol loro. Abbiamo cambiato atteggiamento dopo il gol loro. E una squadra come la nostra non me l'aspetto perché si possono sbagliare i passaggi, si possono sbagliare partite a livello tecnico, però l'atteggiamento non lo puoi sbagliare perché in queste partite conta la cattiveria, conta la concentrazione. Poi è normale, una volta che si è passati in svantaggio, è normale abbia fatto il gioco loro, perché giustamente loro giocavano dietro la linea della palla, hanno difeso come si deve. Noi abbiamo creato quelle occasioni per fare gol, non siamo stati lucidi negli ultimi 30 metri, nell'ultima scelta, un po' sfortunati in qualche rimpallo. Però è normale che l'atteggiamento iniziale non mi è piaciuto, perché ho chiesto proprio il contrario alla mia squadra. E contro una squadra come il Tolentino, se sbagli l'atteggiamento è una squadra che ti fa male. Sì, siamo partiti bene. Il primo tempo abbiamo fatto meglio noi e loro hanno fatto meglio il secondo tempo. Abbiamo capitalizzato l'unica occasione, tra virgolette, importante. Poi gli ultimi 5 minuti dobbiamo fare meglio in ripartenza. Però nelle comunità della squadra, tra virgolette, loro sono stati pericolosi sulle missie, non hanno fatto mai un tiro in porta, tra virgolette, pericoloso. Abbiamo fatto una grande fase difensiva e alla fine con l'umiltà, lottando su tutti i palloni, cercando di aiutarci tra di noi, abbiamo portato a casa una vittoria importante e tra virgolette anche meritata.